Una parte di Polifemo dedicata all'interessante assemblea pubblica che si è tenuta a Pulsano, organizzata da Sinistra Italiana Liberi e Uguali. Difendi i diritti con la sinistra che ti rappresenta. Siamo con il consigliere regionale Mino Borracino. Un vuoto che si è creato in questi anni, forse anche a causa della gestione Renzi, del governo Renzi, che ha creato un vulnus, diciamo, nell'elettorato. Da dove ripartire per far sì che ci sia davvero una sinistra che rappresenti i diritti dei lavoratori e, come detto da alcune persone intervenute durante il dibattito, una sinistra che torni a fare sognare? Sì, hai detto già molte delle cose, Luigi, che hai ascoltato ovviamente il dibattito, un dibattito che è andato molto bene, un dibattito con molte persone per la costruzione del nuovo soggetto politico Liberi Uguali. Liberi Uguali che deve ripartire dalle istanze del mondo della sinistra, che non sono soltanto quelle del lavoro, che certamente sono prioritariamente quelle, ma che devono dare anche una risposta a questa strisciante politica di destra fascistoide che viene avanti dalle politiche che porta avanti il ministro Matteo Salvini e che sono assecondate dall'alleato di governo del Movimento 5 Stelle. Noi dobbiamo introdurre l'elemento della solidarietà, l'elemento dell'accoglienza, l'elemento di una società che non si può rinchiudere dietro ad una chiusura a riccio rispetto ad un fenomeno migratorio che oramai è mondiale, che certamente non può essere gestito soltanto dall'Italia, che non può essere lasciata sola, ma che non può dare neanche la risposta dei porti chiusi come quella che invece sta adottando questo governo, che è un governo molto pericoloso, un governo di destra con delle politiche assolutamente retrive. Ecco, Borracino, come fare per ricostruire una sinistra stante la posizione del PD che ha assunto sempre posizioni più liberali e se vi fosse la svolta, l'indirizzo verso, diciamo così, la linea Calenda, perderebbe ogni traccia di sinistra? Da dove ripartire anche con un dialogo tra le varie forze dello scacchiere progressista, un dialogo anche con l'associazionismo? Io penso che in questo momento innanzitutto la sinistra deve fare il proprio, quindi questo processo di unificazione di Sinistra Italiana, articolo 1, ma anche di altre sigle di personalità del mondo della sinistra in Italia, diciamo, è quello che ci interessa maggiormente. Certo, rispetto, lo ripeto, ad un governo che sta portando avanti queste idee, bisogna lasciare da parte le cose che ci hanno diviso e lavorare sulle tante cose che ci uniscono e quindi a costruire un fronte, fra virgolette, democratico. Certo, le posizioni del ministro Calenda, sebbene alcune delle sue idee erano assolutamente importanti e utili, dette da un uomo che ha gestito il ministro dello sviluppo economico in quella maniera, assolutamente non sono credibili. Certo, guardiamo con attenzione a quello che avviene all'interno del Partito Democratico e a quello che costruirà il Partito Democratico, ma noi pensiamo che dovrà essere il Partito Democratico a venir fuori da tanti dubbi e da tante perplessità che hanno generato in questi 5 anni di governo, a partire dal Jobs Act e a partire con leggi che hanno mortificato quelle classi che guardavano al Partito Democratico come un punto di riferimento. Lei nel suo intervento ha fatto riferimento alla situazione politica di Pulsano, una sconfitta certamente, diciamo, della sinistra, ma al contempo quella lista civica di sinistra che si è presentata con Emiliano D'Amato sindaco viene considerato da lei e dagli altri candidati stessi che tuttora collaborano come una sorta di laboratorio funzionale alla crescita e alla nascita di una nuova classe dirigente.
Pulsano Bene Comune è stata un'esperienza importante, ha raccolto il 27% dei consensi della cittadina pulsanese. Avevamo un Partito Democratico che era diviso in tre tronconi, soltanto una parte, un terzo del Partito Democratico era in questa lista di lista civica di sinistra e quindi noi pensiamo che tutte quelle risorse, tutti quegli uomini e quelle donne che hanno dato vita a quella lista dovranno continuare a stare insieme, e lo stanno facendo, attraverso un'interlocuzione continua per provare a costruire una nuova classe dirigente che possa cambiare le cose a Pulsano. Le cose a Pulsano non vanno bene, le stesse persone che da 20 anni gestiscono il potere sono state chiamate a di nuovo a gestire per la quinta volta rispetto ad un dissesto che oramai è alle porte, rispetto ai servizi basilari che mancano. Di fronte a tutto ciò noi abbiamo soltanto una strada, quella di un'opposizione dura, ma nello stesso tempo senza fare sconti a nessuno, ma nello stesso tempo provando a mettere in campo idee innovative, idee per far cambiare questo paese che, nonostante una conformazione geofisica importante rispetto al mare, rispetto alle nostre campagne, rispetto al nostro clima, rispetto alle bellezze anche dei nostri monumenti storico, e purtroppo stentiamo a far decollare per quello che invece poteva essere Pulsano. Noi ce la metteremo tutta. Paola Attrotto, consigliere comunale di Pulsano, eletta nella lista Pulsano Bene Comune, una dei due consiglieri, insieme al candidato sindaco Emiliano D'Amato. Proprio questa sera nei vari interventi è stata apprezzata la sua forza, la sua vis, chiamiamola così, durante proprio la prima seduta del Consiglio Comunale, all'insegna dell'idea di non fare sconti politici a questa neonata amministrazione, che poi di neonato non ha nulla perché è già la precedente, sono i retaggi delle precedenti. Esattamente, durante il primo consiglio, che è quello dove di solito si fanno gli auguri alla nuova amministrazione, abbiamo voluto dare un segnale forte come partito, come consigliere personalmente, perché per me è la prima esperienza e quindi provengo, insomma, da una lunga militanza di partito, ma è la prima esperienza nelle istituzioni. Volevamo dare un segnale forte di presenza del partito, ma soprattutto di radicalità politica. Non faremo sconti a nessuno, hanno avuto tanto tempo per darci la prova di quello che sanno fare. Sono passati qualcuno nelle istituzioni, nella casa comunale, da 21 anni. Mi pare che il tempo delle attese per l'attuazione dei programmi, per il risanamento, sia finito. Abbiamo bisogno che il paese cresca e tutto questo forse non sarà possibile, perché lo stato disastroso dei conti parla chiaro. Dobbiamo avere come baluardo della nostra attività di opposizione, della mia in particolare, perché rappresento un folto gruppo. Noi rappresentiamo come lista Pulsano Bene Comune il 27%, quasi un terzo dei cittadini pulsanesi. Non siamo pochi e non saremo soli a dare battaglia su ogni punto che riteniamo penalizzare la cittadinanza. Ci saranno delle sfide importanti nel breve e medio periodo, anche il discorso del piano regolatore e altri nodi e snodi fondamentali per la crescita della comunità pulsanese. Sì, gli appuntamenti importanti sono tanti. Il primo fondamentale è quello che ha scadenza il 31 di luglio di questo anno ed è quello sui conti, sul bilancio, un punto che predissesto. Sì, si parla praticamente di andare verso il cosiddetto riequilibrio pluriennale. In realtà è fondamentalmente un predissesto che di fatto vincola le spese, c'è un divieto di assumere impegni di spesa, di fatto l'attività amministrativa è bloccata. Quindi questo sarà il primo appuntamento, ma ne avremo altri, già detto, piano regolatore, porticciolo, impianto di compostaggio. Noi tuteleremo i cittadini e vigileremo su tutte queste faccende. Insomma, riparto da quella brevissima introduzione che avevo fatto in apertura dei lavori. C'è bisogno di sinistra nei vari interventi, a partire da quello di Paola e poi di Carlo, Gino, il nostro Piero Borraccino con la sua passione, con la sua enfasi e con la sua emozione, che fa parte anche della bellezza della politica, l'intervento di Vincenzo.
stanno qui a testimoniare che un po' tutti avvertiamo la necessità di una politica che dia risposte alle esigenze di tutela del lavoro, risposte rispetto ad una corretta e buona amministrazione locale, risposta alle esigenze più disparate che necessariamente trovano la politica nel bene e nel male, come quell'attività umana che orienta una società. Vedete, la cosa che mi fa ridere, che ogni tanto scherzo anche con mio figlio, perché adesso lui sta nell'ufficio che una volta era mio, e quando lui, meravigliandosi durante la campagna elettorale, si è trovato di fronte a sé un paio di testimoni di Geova, e mentre tentava di dargli svolgendo la sua attività di patronato, tentava di dargli il volantino per chiedergli il voto, loro rispondevano: no, ma noi non votiamo. E allora Francesco, con i suoi 25 anni, tentava di inserirsi in una discussione, e loro alla fine dicevano sempre: no, sarà Geova, è Geova che decide il futuro e decide l'amministrazione, eccetera. Faccio questo esempio per dire quanto la politica invece sia importante, quanto la politica determina le scelte a livello locale, a livello intermedio, a livello nazionale, a livello sovranazionale. Quindi penso alle scelte per molti versi nefasti che sono stati compiuti in questi anni dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dall'ente Europa in quanto tale. Lo dico perché resto un europeista convinto, un europeista convinto. Saluto Franco, anche lui candidato, nostro compagno. L'europeista convinto perché l'Europa, quella nata con i trattati di Roma, quella di Altiero Spinelli e di altri grandi statisti europei, voleva andare in una direzione che purtroppo in questi ultimi decenni invece è stata tradita. Noi abbiamo adesso l'Europa delle regole stringenti di Maastricht, abbiamo l'Europa degli accordi di Dublino che portano poi all'esasperazione di una nazione e di un popolo, che genera una Vandea assolutamente incontrollabile e non condivisibile, genera in uno Stato come quello italiano, in un popolo italiano, un sentimento che è innaturale per noi che abbiamo fatto sempre dell'accoglienza, che siamo stati un popolo straordinariamente pacifista, accogliente, un popolo che ha vissuto al contrario il fenomeno della migrazione, nel senso che eravamo noi, i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri trisavoli, sono stati i nostri antenati, sono stati a loro volta degli immigrati che sono andati nelle miniere del Belgio, della Germania, o addirittura sui bastimenti e andavano all'inizio del Novecento in Argentina, in Brasile, in America. E allora hanno generato questo sentimento del razzismo, della paura degli immigrati. Perché? Perché è avvenuto questo? Perché anche grazie a quell'accordo di Dublino, che è stato firmato da tutti quanti i capi di Stato dell'Europa e che ha visto, fra virgolette, i rappresentanti della Lega, che adesso fanno tanto, insomma, il ministro Salvini che sta facendo il duro e puro, non partecipare neanche a quella votazione quando è stato votato l'accordo di Dublino nel Parlamento europeo, che prevede che quando un extracomunitario, un cittadino, un uomo, una donna, arriva in un posto, deve essere quello Stato a farsene carico. Qualcuno dice: ma vabbè, una cosa giusta. Però se noi guardiamo la cartina geografica e vediamo come è posizionata l'Italia e vediamo invece i flussi migratori da dove partono, è chiaro che quello è un attacco incredibile alla capacità
e alle competenze e a, per certi versi anche alla pazienza, dobbiamo dirlo, di un popolo di riuscire a gestire un fenomeno più grande di sé e che diciamo negli ultimi decenni non ha assolutamente nessun, diciamo nel dopoguerra non c'è stato mai un caso del genere. Perché dico questo? Perché dico che c'è bisogno invece di un'Europa, e io non condivido con chi dice bisogna uscire dall'Europa, bisogna uscire dall'euro. Io dico invece che bisogna stare in un'Europa differente. Dobbiamo lavorare per pensare ad un'Europa della solidarietà, ad un'Europa dei popoli, ad un'Europa dove quella moneta unica possa rappresentare uno strumento necessario anche a rivedere gli straordinari debiti pubblici che alcune nazioni hanno. Vedete, noi in Italia queste cose purtroppo la politica non ne parla quasi mai e non ne parlano neanche nei talk show, quelli diciamo con un linguaggio più semplice fatte nelle fasce orarie e mandati in onda nelle fasce orarie in cui c'è maggiore ascolto. Noi siamo costretti a pagare per l'enorme debito pubblico da un minimo di 40-45 miliardi di euro fino in alcuni periodi ne abbiamo pagati anche 65-70 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico, un debito pubblico che è servito a partire dal dopoguerra in poi a costruire l'Italia, un'Italia che bisogna dirle queste cose, perché se diciamo che il debito pubblico è soltanto furto di ruberie e di qualcosa che non ha funzionato nella nostra nazione, non diciamo la verità. Noi uscivamo da una guerra voluta dal regime fascista, da una guerra che aveva distrutto l'Italia, con l'Italia rasa al suolo, e le leggende metropolitane che con il piano Marshall, con i soldi dati dagli americani, abbiamo ricostruito l'Italia, beh, sono delle favolette, perché quello è servito a fare ben poca cosa, è servito soprattutto a finanziare la campagna elettorale della Democrazia Cristiana nel 1948 per battere il fronte popolare, il fronte delle sinistre, e per assicurare nella geopolitica la sfera di influenza dell'Italia dalla parte del patto atlantico, da parte dell'America. Questa è la verità. A partire dagli anni 50 in poi l'Italia si è costruito con il debito pubblico. Non avevamo risorse, non avevamo giacimenti, non avevamo il petrolio, non avevamo carbone, non avevamo ferro. Avevamo le braccia, la volontà degli uomini e delle donne italiane di ripartire, e avevamo poi la possibilità di costruire attraverso la contrazione del debito. E abbiamo costruito le ferrovie, abbiamo costruito le autostrade, abbiamo costruito gli aeroporti, abbiamo fatto uno Stato evoluto, uno Stato all'avanguardia, uno Stato che ancora oggi, nonostante tutto, è la seconda potenza economica in Europa per quanto riguarda anche il manifatturiero, per quanto riguarda l'industria. Allora, quello che è stato fatto oggi invece negli ultimi 20 anni si sta tentando di far regredire, di far tornare indietro con delle politiche dell'austerity che trovano in quell'Europa, in quelle leggi europee, un paradigma importante, un confronto importante ed un sostegno rispetto a queste leggi quando si parla di tagliare la spesa pubblica. Il taglio della spesa pubblica è questo. Il taglio della spesa pubblica significa chiudere gli ospedali, il taglio della spesa pubblica significa avere delle classi sempre più numerose con meno insegnanti, il taglio della spesa pubblica significa ridurre le pensioni, il taglio la spesa pubblica significa ridurre il trasporto pubblico locale con i nostri pullman che sono con i mezzi gommati che sono sempre più vecchi, sono sempre più vetusti e che assomigliano ai paesi dell'Unione Sovietica o dell'Est degli anni 80, degli anni 70, che quando si andava a visitare c'erano pullman di 50 anni fa. Stiamo arrivando in queste condizioni. E allora perché c'è bisogno di una sinistra? Perché la sinistra invece pensa, rispetto alla logica del mercato, ad un processo economico e dello sviluppo della nazione completamente differente. Per questo noi crediamo nella nascita di un soggetto politico più forte, di un soggetto politico unitario, di un soggetto politico che finalmente riesce a mettere da parte le tante cose che ci dividono per mettere insieme quelle cose che ci uniscono, ma che sono tante, e che oggi in Italia, oggi rispetto ad un governo,
ad un governo, scusate, fascista, perché questo è un governo fascista, è un governo xenofobo ed un governo fascista, perché è un governo che chiude i porti, un governo che sta facendo queste politiche sui flussi migratori, è un governo fascista, non c'è altro termine per chiamarlo. Poi ci sarà anche il decreto dignità, solidarietà, come la chiama, adesso mi sfugge come la chiama, dignità, che sta portando avanti Di Maio, ma non dimentichiamoci che anche durante il ventennio fascista ci sono stati alcuni provvedimenti a favore della popolazione, dei provvedimenti sociali, importanti anche. Invece questo governo è un governo fascista. Rispetto a questo è importante mettere insieme quanto più possibile le forze della sinistra anche rispetto a questo rischio, a questa strisciante e pericolosa idea che in Italia si possa fare a meno degli immigrati. Io lo dico molto chiaramente, io lo so che questa è una cosa impopolare, io lo vedo anche dalla mia pagina Facebook e insieme a me lo vede Elisa che gestisce quella pagina Facebook. Che noi possiamo pubblicare anche il sesso degli angeli e, come dire, ci sono commenti positivi, la gente che condivide, molte condivisioni e molti mi piace. Appena pubblichiamo qualcosa sui flussi migratori, che attacchiamo il governo, che chiediamo o che comunque presentiamo dei provvedimenti che vanno in controtendenza rispetto a quello che sta facendo il governo, il commento più semplice e più elegante è quello di andarmi a fare un clistere o di portarmi gli immigrati a casa mia. Allora, rispetto a questo, io lo so che è impopolare, ma noi non possiamo regredire su questo. La sinistra si deve caratterizzare anche su questo. Dobbiamo fare anche, come dire, un po' di maioetica nei confronti della popolazione italiana, che oramai per troppi anni, per molti anni, la sinistra, una certa sinistra, ha inseguito la destra, magari connotandolo con un po' di umanità, con un po' di solidarietà, con il volto umano, magari il ministro Minniti rispetto a quello che sta facendo adesso il ministro Salvini. Ma, come dire, l'operazione Frontex è stata decisa dal governo, dai governi di centrosinistra, e che tutto è tranne che una risoluzione umana dei problemi e dei problemi dei flussi migratori. Allora noi dobbiamo fare questo, e per fare questo c'è bisogno di un pensiero forte della sinistra. Io lo so che molta gente ci prenderà in giro, lo so che molte persone non saranno d'accordo con noi, ma dobbiamo iniziare, tocca a noi iniziare questa azione importante sui diritti, tocca a noi iniziare e portare avanti questa battaglia sulla dignità, una battaglia contro la xenofobia e contro il razzismo dilagante e strisciante che abbiamo nella nostra nazione. E serve un partito forte anche per tenere qui a Pulsano la speranza di una opposizione, di costruire un'opposizione forte che possa portare nei prossimi anni a cambiare lo stato delle cose che da 20 anni dura in questo paese. Termina qui questa parte di Polifemo legata